Bentornati cari amici, bentornati sul canale Sandro Cicali Free Energy. Oggi andiamo ad fare una panoramica degli strumenti che possono servire e sono estremamente utili quando andiamo a realizzare un impianto fotovoltaico. Diciamo, questi sono strumenti che sono più mirati. Quelli che vedete qui sulla scrivania sono proprio mirati, specialmente questi due, all'impianto fotovoltaico. Ma come potete vedere qui a fianco abbiamo una pinza amperometrica della Vevor che conoscete. È una pinza amperometrica che è correlata del suo kit completo, quindi con tutti i cavi, tutto quello che ci serve. Ma la Vevor ci riserva anche dei prodotti molto molto interessanti, e uno di questi prodotti che sinceramente è quello che risolve, ci fa individuare il 90% dei problemi, dei guasti o dei dubbi che possiamo avere su un malfunzionamento di qualsiasi strumento. Questo strumento qui è uno strumento molto molto utile e tanti di voi ce l'hanno già, alcuni di voi conoscono già di cosa sto parlando, ma non fa parte di questo kit. Non fa parte di questo kit perché? Perché qui abbiamo uno strumento che serve per misurare le tensioni e le resistenze delle batterie, qualsiasi esse siano. Qui abbiamo invece un altro strumento interessante che serve per misurare la capacità, la funzionalità di un pannello fotovoltaico, quindi andiamo a vedere quanto il pannello riesce a sviluppare. Qui abbiamo una pinza amperometrica che ovviamente ci misura il passaggio delle correnti, ma anche ci può essere utile per misurare appunto le tensioni, quindi utilizzarla come il semplice multimetro. Ma quest'altro strumento è uno strumento di misurazione che va oltre, cioè andiamo veramente a cercare il problema senza dover andare a mettere cavi o cavetti da ogni parte. E di che cosa stiamo parlando? Beh, togliamo tutta questa roba e la lasciamo qui sulla nostra scrivania, andiamo a prendere questo meraviglioso strumento. Questa è una telecamera termica o una pistola termica, come la vogliamo chiamare, della Vevor. È uno strumento importantissimo perché questi strumenti qua sono quelli che a colpo d'occhio vanno a ricercare tutto quello che emette calore o emette freddo. E quindi cosa significa questo? Significa che se abbiamo un problema in qualche circuito o in qualche tubazione o nell'impianto elettrico, abbiamo dei surriscaldamenti, abbiamo qualcosa che può andare a danneggiarsi ma non sappiamo dov'è, beh, con questo strumento qua riusciamo a vedere già subito a colpo d'occhio il 90% dei problemi. Quindi entriamo nel video e ovviamente andiamo a fare l'unboxing e tutte le nostre prove. Sandro, Sandro, Sandro Cicali, Sandro, Sandro, Sandro Cicali. Quindi la nostra termocamera tipo pistola termica ci arriva in questa confezione, una scatola molto molto elegante, tra l'altro correlata di tutte le imbottiture. Quindi la possiamo aprire e andiamo a scoprire il prodotto. Qui abbiamo tutte le certificazioni che ci servono, qui abbiamo il libretto di istruzioni che è in cinese e in inglese, ma soprattutto andiamo a scoprire, diciamo, il prodotto. Il prodotto è questo qua, si presenta in questa maniera, è veramente un bellissimo prodotto. Andiamo a tirar fuori anche le altre cose che ci sono nel kit. Qui abbiamo ovviamente una sacca per riporre questa fotocamera termica, ma soprattutto abbiamo altre cose interessanti, perché qui abbiamo il cavetto di ricarica che serve appunto per ricaricare la batteria interna per il funzionamento di questa pistola, e una scheda di memoria micro SD da 16 giga, quindi molto interessante, perché 16 giga sono veramente tanti, quindi possiamo immagazzinare veramente tante cose, quindi è una vera e propria fotocamera. Quindi andiamo a spostare la nostra scatola e andiamo a vedere il funzionamento. Come potete vedere, la parte esterna è tutta ricoperta ovviamente in plastica, abbiamo il grilletto per sparare, qui abbiamo i comandi e qui in questo punto noi possiamo andare ad accenderla. La nostra fotocamera termica è già carica, vedete che si accende la scritta Vevor e possiamo già avviare il nostro strumento. Il sistema si sta inizializzando, vedete, sta caricando
i suoi dati e come potete vedere noi abbiamo già la prima schermata che individua, vedete io ci metto dietro le mie dita della mano, 25,4 gradi. Se dobbiamo andare ad illuminare anche una zona buia, noi abbiamo anche la luce, vedete, questa è molto importante e molto interessante. Adesso andiamo a vedere come viene disposta, diciamo, la parte ricarica. La parte ricarica e la micro SD sono esattamente in questo alloggio superiore. Questo alloggio superiore appunto ospita la micro SD per registrare. Come potete vedere, se io adesso voglio fare una registrazione, la telecamera non registra niente perché manca la scheda. Vedete, scarica SD non inserita. Quindi andiamo ad inserire la nostra scheda. Inserita in questo momento. Quindi andiamo a vedere se adesso non ci sono foto. Ok. Ed eccoci qua, ad esempio, con il grilletto nella parte posteriore, una volta inserita la scheda SD, possiamo andare a fotografare. Ad esempio, facciamo la fotografia della mia mano e facciamo salvare, vedete? Salva, noi andiamo sul pulsante centrale e lei salverà nell'archivio. Se la vogliamo ritrovare, eccola qua. La possiamo vedere tranquillamente e qui abbiamo la fotografia della mia mano salvata. Ma andiamo, diciamo, nell'atto più pratico, cioè nel vero scopo di queste macchine. Queste sono macchine che servono veramente tantissimo perché hanno, qui potete avere anche l'immagine in infrarosso del mio volto, beh, che queste macchine qui hanno un'utilità non da poco, veramente, risolvono tanti tanti problemi. Fino a qualche anno fa non le utilizzavamo molto, adesso ci sono prodotti di altissima fascia e prodotti un po' di fascia un po' più media. Beh, questo qui si posiziona fra prodotti di alta fascia, sinceramente, perché ha un prezzo non eccessivo, ma neanche un prezzo, diciamo, bassissimo. Quindi abbiamo un prodotto di qualità con un prezzo interessante. Come potete vedere, adesso faccio la fotografia alla videocamera che mi sta riprendendo in questo momento. Faccio la fotografia anche al monitor che sta riprendendo in questo momento. Come potete vedere, la fotocamera ha un utilizzo molto molto fluido. Quale miglior cosa da fare che non andare a vedere, ad esempio, le tubazioni di un impianto di riscaldamento, le tubazioni dell'acqua oppure l'impianto elettrico della nostra casa, come sta funzionando, come sta andando. Ad esempio, le luci a LED che stanno alimentando in questo momento la nostra stanza, il nostro studio, tutto quello che è appunto inerente a uno sviluppo di calore che può essere tranquillamente monitorato e utilizzato e per andare ovviamente a scoprire se ci sono problemi in un quadro elettrico, ad esempio il classico quadro elettrico dove possiamo avere magari dei malfunzionamenti per un interruttore, un magneto termico, un salvavita, tutto quello che ci può essere di anomalo. Con questa andiamo ad individuarlo già passandoci davanti, quindi è una cosa veramente interessante. Quindi cosa dire, andiamo adesso giù, facciamo un po' di fotografie, un po' di riprese nei vari punti che ci possono interessare e poi traiamo le nostre conclusioni. Andiamo ad inseguire il nostro robottino. Come potete vedere, il nostro robottino si sta muovendo e vedete che sta sviluppando circa 20 gradi. Quindi andiamo a fargli la foto, lo salviamo. Questo, diciamo, è un piccolo esempio. Andiamo sul quadro elettrico. Il quadro elettrico di casa in questo momento è freddo. Come potete vedere, non ci sono problemi. Ma come possiamo vedere, abbiamo la macchinetta del caffè. La macchinetta del caffè in questo momento è stata utilizzata circa mezz'ora fa e come potete vedere appunto la sua temperatura in questo momento. Vedete, la struttura della macchinetta è riscaldata, quindi abbiamo un 36-35 gradi nel punto più caldo e quindi salviamo anche questa foto. Un'altra cosa interessante, possiamo vedere la parte di dissipazione del frigorifero. Vedete che questo è un frigorifero di ultima generazione che ha la sua parte di dissipazione del calore nella parte laterale. Vedete, guardate quanto è intenso, eppure non sono gradi importanti, sono 25 gradi nel punto, diciamo, di maggior calore, ma questo è quello che rileva la nostra pistola termica ed è molto interessante.
Qui adesso siamo nel locale caldaia e come potete vedere la caldaia è ancora leggermente tiepida perché è stata accesa alcuni minuti fa. Questo è un altro esempio. E qui abbiamo l'utilizzo anche della famosa lampada di illuminazione. Vedete, se siamo in una zona buia dove non abbiamo l'illuminazione, abbiamo anche questo sistema che è molto molto comodo. Qui abbiamo un interruttore dove passa la linea principale che va all'interno della cucina della casa e come potete vedere è tutto freddo perché in questo momento c'è solamente il frigorifero acceso. Piccolo scorcio dall'esterno, come potete vedere l'unica parte diciamo calda sono le parti irraggiate dalle luci dei lampioni che sono ancora accese nonostante sia giorno. Perché? Perché abbiamo una giornata completamente piovosa, quindi non abbiamo produzione fotovoltaica in questo momento, ma la nostra telecamera termica questo lo rileva, vedete il calore che c'è comunque nelle vicinanze dei lampioni, come potete vedere 13-16 gradi. E qui siamo nel nostro locale tecnico dove abbiamo tutti i nostri apparecchi, ma ovviamente oggi essendo una giornata piovosa non abbiamo rilevamenti di calore superfluo, vedete anche le batterie sono fredde, qui abbiamo anche l'altra batteria che è fredda, siamo in una situazione ovviamente di scarica. Qui potete vedere la River 2 dell'EcoFlow che in questo momento sta erogando l'energia per appunto alimentare le luci. Anch'essa è scaldata, andiamo sulla Delta 2, la Delta 2 Max, anch'essa vedete è accesa, è attiva e sta erogando calore. Quindi questo è il funzionamento regolare. Salviamo anche questa foto. Il nostro impianto fotovoltaico ha commutato verso il gestore, come potete vedere dall'inverter sta uscendo il calore delle ventole e qui vediamo il famoso contattore che si è attivato e questo è il calore della bobina. La bobina in questo momento del contattore che sta facendo passare il gestore è a 42-43 gradi. Quindi salviamo anche questa impostazione. Queste sono, diciamo, le impostazioni principali. Qui abbiamo il nostro computer di controllo che serve appunto per monitorare i BMS delle batterie. E quindi appunto se avessimo una anomalia da qualche parte in questi circuiti la vedremmo tranquillamente, ma come potete vedere siamo sempre nel range della norma, quindi tutto perfetto. Come potete vedere l'unica cosa che sta scaldando in questo momento è il contattore, che è normalissimo perché è attivo, e ovviamente un po' di calore, e sono circa 28 gradi, che fuoriescono dalle ventole dell'inverter. Torniamo in studio. Il prodotto di cui stiamo parlando è esattamente questo, 253,99 euro, che potrete acquistare ovviamente con lo sconto abbinato al canale Sandroci Cali Free Energy, come ben sapete che è valido su tutti i prodotti del sito Vevor. Quindi qualsiasi cosa voi compriate dal sito Vevor potete tranquillamente usufruire del codice sconto affiliato a questo canale. Tanti di voi hanno usufruito in passato di questo codice che ha permesso loro di realizzare e di acquistare prodotti ad un prezzo molto interessante. Come potete vedere anche qui abbiamo l'impostazione di collegamento del cavetto direttamente al PC, quindi possiamo scaricare le nostre foto direttamente sul PC senza bisogno di dover togliere la scheda ed andare poi ad avere per forza un lettore di schede. Possiamo tranquillamente collegare la nostra pistola termica direttamente al PC con un cavetto e andare a scaricare tutti i dati. Tutte le caratteristiche ovviamente di questo prodotto, questo è un prodotto ovviamente di fascia medio-alta e quindi parliamo veramente di un prodotto molto interessante. Tutte le spiegazioni del caso, abbiamo le garanzie e la serietà del sito della Vevor. È una soluzione che io utilizzo molto spesso, specialmente quando andiamo a fare magari dei controlli in un impianto fotovoltaico o in un impianto elettrico dove non sappiamo esattamente dove potrebbe esserci un problema. Beh, con queste macchine qua riusciamo veramente a risolvere tanto. E quindi cosa dirvi di più? Anche questo è un prodotto molto interessante, è un oggetto che secondo me non deve mai mancare ad un buon professionista, ad un bravo professionista che ha appunto la possibilità di riuscire ad ottimizzare ancora di più i tempi di riparazione o di intervento in una qualsiasi situazione di difficoltà, perché con questo strumento qua, come avete visto, possiamo andare ad individuare
tutte quelle che possono essere anomalie oppure anche funzionalità normali. Però un'anomalia magari elettrica o un'anomalia in una tubazione, una perdita, una tubazione dell'acqua che ha una perdita magari che non riusciamo ad individuare perché magari la traccia dell'umidità non è visibile, beh, con questa macchina qua andiamo in profondità, quindi riusciamo a vedere veramente tanto. E quindi cosa dire di più? Ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto la Vevor per la fiducia che ha affiliato sempre costantemente a questo canale. Tutte le descrizioni, ovviamente il link con lo sconto affiliato a questo canale è presente appunto nei commenti sotto a questo video, dove c'è la dicitura altro, aprite quella pagina e lì troverete tutte le informazioni, gli sconti e i link affiliati. E cosa dirvi di più? Vi ringrazio e come sempre like e condividi, iscrivetevi al canale. L'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ciao! Free Energy è la rivoluzione. Col sole a darci carica, non c'è confusione. Sandro Cicali, sei la nostra ispirazione. Con i tuoi video.